Mi sembra Bubba dei giorni d'oro. Parte Oli. 3, 2, 1, 2 minuti 4 quarti. Vai Piggy! Vedi che spacco dal mic check, vedi che te l'incastro sopra il guardo, che ti ammazzo nella battle, poi ti batte pompo rap. Che stasera questi riflettori riflettono più di te. Non ti preoccupare frate, se rifletti non sei erotico. Sai qual è il problema? Che sei pure un po' omofobico. Frate, io stasera ti mando fuori, ne vedi di tutti i colori anche se tu sei qua dal tonico. Ma vedi che ti spacco, il fatto è che il mio freestyle quando arrivo è piccante tipo chili. Quanto cazzo sei grasso, sei come Achille Lauro. Volevi 5 grammi però hai preso 30 kg. Ed il problema non porta mistificazione. Ho preso 30 kg e questa è la situazione. E sai perché li ho presi? Perché li ha persi Nerone. Ma che cazzo stai dicendo? Vedi che non ci crede, che faccio questa roba diretta e poi non mi vede. Vedi che quello fatto e si ricrede. Scusa ma non accetto consigli da uno che ha fatto un feat con Fedez. No, non l'hai fatto, o forse sì. Non ti preoccupare, vengo sopra questo beat. Sai qual è il problema del tuo rap? Mi batti quando Salmo rapperà sopra un'aria di Bach. Non me ne fotte, vedi, aspetta. Il fatto che te l'incastro da di matto diretto che tergiversa. Vedi che ho un orecchio di fuori, ora me lo copro così non sento più le tue punchline di merda. Bravo, non sentirle, non ti preoccupare. Frati questo porto da Milano a Manila. Invece tu eri in prima fila quando Dio quel cazzo di porco distribuiva la sfiga. Non me ne fotte, vedi, critica. Che faccio questa roba, vedi che arrivo diretto che ti ammazzo. Vedi che poi la situazione è critica. Mi hai battuto quando avevo 12 anni, ora ne ho 14, è la mia rivincita. Non ti preoccupare frate, qua c'è lei che ti sfancula. Sai qual è il problema? Che non ne chiudi nessuna. Sai qual è il problema? Ti si fuma. Mi batterai quando Tesla su un pezzo ne chiude una. Che cazzo stai dicendo? Le chiude, scemo. Che faccio questa roba diretta e poi non ti vedo. Vedi che te lo porti e sono lirico. Fai così cagare che faresti cagare pure a uno stitico. No, non lo farei mai frate, ma mi dici cosa? Sai qual è il problema frate? Rappami anche in prosa. Io ti ho adottato, sei nell'incubatrice e ti metto la sborra dentro per via endovenosa. Vabbè ma te ne puoi anche andare. Vedi che faccio questa roba diretto, vedi che arriva e piglia male. Ma vai a cagare, mettila così. Oggi il trauma ti dà 200 euro solo per farti smettere di rappare. Non ti preoccupare frate, infinito. Sai qual è il problema? Che per te non è un insulto. Questi qua sono gli Avenger, Eva Enger. E ti metti la sorpente, lì nel seta Ultron. Vabbè non me ne... Mamma mia che sfida. Allora, dai, subito, rapidi. Minchia raga che schifo la sborra per via endovenosa. È la cosa più brutta che questa cosa orribile. Cioè sborri una sigla e poi la sborra. Rimani incinto nel braccio. Potevi anche evitare di ricordarci questa cosa. Allora ragazzi, vieni qua, non scappare. Se volete che il turno lo passi Holly Vinyl, fate casino al mio 3, 1, 2, 3. Se invece volete che il turno lo passi te, Requiem, fate casino al mio 3, 1, 2, 3. Se perdo la rivincita. Se preso la rivincita, dai. Passa il turno Holly Vinyl.